Gianfranco si è eclissato, se n'è andato, quindi noi siamo qui per fare i ringraziamenti. Quindi grazie alle persone che hanno commentato con l'emoticon della stella sotto questo video qui. Assistente. Silvia G, Sabri Sa, See How Show You, Lola Makeup 01, Alegram 21, Lumachina 1984, Ginger Fox, Matilda Cinel Pasquale. Grazie Matilda. Prego. Gaia Mannarino, Vita Spanò, Dreamer Books Lover, Gemma Paolini, Sostizia, Isola delle Rose, PF, Alissa Leoncavallo e Letizia Franchi. C'abbiamo pure qualcuno di nuovo, ti sembra comunque? Sì. Secondo me sì, c'è qualcuno di nuovo. Benvenuti! Grazie a tutti! Grazie mille, assistente! Ieri stavo pensando quale altro video da beauty guru noiosa posso pubblicare su questo canale e stavo pensando di provare le novità di Essence, che è una cosa a cui se siete interessati sicuramente farò. Però l'ho già fatto su questo canale, quindi ho deciso di fare un altro video da beauty guru noiosa, che sarebbe truccarmi con Primark. Siete sorpresissimi e immagino che voi non abbiate mai visto un contenuto del genere su YouTube Italia. La smettiamo? Ma che so, elicotteri, lavori, che sono? Secondo me è un elicottero. La vostra ragazza, chiaramente, siccome non sono rilevante abbastanza perché YouTube mi paghi, si è data un budget. Ho speso la fortuna di 23 pound e 40 centesimi. E adesso, mano a mano, che facciamo questa full face con Primark, vi faccio vedere i prodotti. Come vi ho già detto, chiaramente ho dovuto prendere quelli un pochino più economici. Sono convinta che se uno spende poco non è detto che il prodotto faccia schifo. Per questo sono fiduciosa. Per questo quando testo prodotti che costano poco, come quando costano tanto, le mie aspettative sono quasi le stesse. Mi spiego? Mi spiego. Come fondotinta abbiamo il PS My Perfect Color Perfect Finish Foundation. PS è un brand, credo che sia turco, e l'ho visto anche in Italia. Non ho visto in Italia la gamma che c'è in Inghilterra, però sono convinta che lo potete trovare in Italia, sicuramente ci sarà un sito. Oppure ho visto che nei negozi dove non vendono Astra di solito c'è PS, e mi ha sempre attirato molto, devo dire, il packaging di PS. Non quello di questo fondotinta, che era quello che costava di meno, però ne hanno un botto. A quanto ho visto, è una specie di Makeup Revolution, cioè nel senso fa dupe di un sacco di prodotti popolari che... Apro il fondotinta, se no chiacchiero. Ma cos'è, raga? Torna dentro! Vabbè, la smetto. Non dico cosa mi sembra. Allora devo essere sincera. Su questo fondotinta però ce li ho i pregiudizi. Perché se costa 2,50 pound vuol dire che in inglese si chiamano shortcuts. Che ci sono degli shortcuts, quindi degli ingredienti, che secondo me non sono poi così non comedogenici. Però noi lo proviamo lo stesso. Lo provo con il pennello di Morphe, visto che mi sembra molto molto denso. No, niente da fa, sto pennello mi fa proprio schifo. Lo provo con il mio pennello di Zoeva. Zoeva salva sempre. Il finish non è male, sembra naturale come c'è scritto sulla scatola. Ha un odore di alcol che mi preoccupa. Allora, adesso sulla mia fronte è molto meglio. Ci ripasso un secondo sulla spugnetta. Il finish non mi dispiace per niente. Mi ricorda la brutta copia del Born to Glow di NYX. Non è che non ci uscirei così, devo dire la verità. Sembra quasi che non l'ho messo. Non la dico come fosse una brutta cosa, sinceramente. Anche l'altra volta mi sono sforzata di fare gli occhi dopo aver messo il correttore, però non è uno sforzo che voglio fare oggi. Quindi, per le sopracciglia, sempre di PS, ho trovato questa qui che è la Brow Sketch. Mi sembrava abbastanza sottile, però una volta aperta, sinceramente non la vedo molto sottile. Proviamo. Dov'è? Ok, mi devo rifare le sopracciglia, lo so. Non c'è bisogno che me lo ricordiate. No, dai, no, la matita no, non mi piace. Non mi dà il brivido che cerco, ecco. Vado a mettere il mascara di Collistar per vedere se possiamo salvare un pochino la situazione. Dovrei andarmela a rifare, però ho paura che quella ragazza me ne fa nere di nuovo. Poi come faccio? Come primer occhi vado a mettere il liquid concealer medium coverage. E il colore sembra davvero perfetto per il mio sottotono olivastro, quindi vediamo.
vado a settarlo con questa cipria qui, che vi faccio vedere tra poco. Dopo, come palette, ovviamente era quella che costava di meno, ma era anche quella più interessante tra quella che costava di meno. Ho preso la Amber Passion, questa qui, molto carina, molto interessante, molto per me. Se volete vedere chiaramente look colorati non c'è problema, ve li farò vedere prima o poi. Vado a fare un look su un occhio e un look su un altro, anche perché dopo ho altre cose molto interessanti e carucce da farvi vedere, secondo me. A me piacciono comunque questi colori rossicci che fanno un po' effetto malaticcio sull'occhio, quindi vado a prendere questo qui. Anzi no, mi ammazzate se prendo il marroncino, vero? Va bene, prendo il rossiccio, scusate. Lo piazzo. Ci vado già qua sotto. Vabbè, non male per adesso. E lo vado a sfumare con questo pesca. Scusate, vi avevo escluso dalla visuale. Questo pesca qua. Scusatemi se oggi non vi zoom tanto, però visto che voglio fare due occhi, poi la questione diventa complicata. Quasi quasi faccio un Hello Eye, quindi aggiungo il rossiccio anche qui, nell'angolo interno. Oh, su base non umida, questa è la qualità che voglio per 2 pound. Riprendo l'arancione chiaro chiaro che abbiamo lì davanti. Prendo un pizzichino di questo arancione un pochino più fluo. Non so come verrà, potrebbe venire uno schifo come potrebbe non venire uno schifo. Con questo pennellino minuscolo prendo tipo questo nero violaceo e cerco di passarlo sull'attaccatura delle ciglia. Non voglio mettere ciglia finte, ho l'occhio piccolo e non ho ancora trovato il modello adatto al mio occhio. Se conoscete modelli adatti ad occhi piccoli, vi ascolto. Risfumo. Questi colori si stanno sfumando benissimo. Non vi preoccupate, la forma e tutto la vado ad aggiustare con il correttore, non andate nel pallone. Prendo questo doratino qua. Wow, neanche è bagnato, io sono scioccata. S-C-O-C-A-T-A. Nell'angolo interno ancora devo decidere cosa metterci, perciò... Se andate da Primark, prendetela. L'unica pecca è che non ha uno specchio, però, cioè, vogliamo veramente lamentarci? Dai, su, vai. Dai! Stiamo calmi, facciamo l'altro occhio. Ho trovato in negozio questo qui. Questo è il Liquid Shadow Duo. Ovviamente ha la parte matte e la parte metallica. Io non so cosa vi ricorda, ma non dico cosa ricorda a me, perché immagino che voi lo sappiate. E se non lo sapete, vabbè, pazienza, comunque sembrava molto carino e l'ho preso. Io non ho questi qui di Huda Beauty, però volevo vedere se mi dava lo stesso effetto che mi dà questo qui di Stila, che è, non il preferito del 2019, il preferito di sempre. Diciamo che nel video dei miei preferiti del 2019 non ho messo i miei prodotti occhi preferiti. Se volete faccio un video anche su quello, scrivetemelo nei commenti qua sotto. Palette, matite, tutte robe, mascara, robine così. Questo qui è il preferito della vita. Abbiamo la parte matte. Ok, meglio. Siamo partiti con il piede sbagliato per 3 secondi, mi ero preoccupata. La parte shimmer. Però io non ho mai usato un ombretto liquido matte sulla palpebra, quindi ho deciso di fare così. Me ne metto un bel po' sulla mano e dopo averne messo un bel po' sulla mano lo vado a prelevare con questo pennellino da sfumatura e poi prego. Aiuto! Questo è stato in 3-2-1. Primark? Pensavo che fossi solo per le magliette cheap, Primark. Scaricando tutto l'eccesso di prodotto sulla mano, provo a sfumare. Proviamo ad aggiungerne un altro po', vediamo se è stratificabile. Ci sta Primark, grazie. Sconvolta. Sono ancora prevenuta per il fondotinta. Sì, devo dire il fondotinta non è proprio il migliore. Però sulla mia pelle non ha un brutto finish. Sembra solo che non c'è. Con questa roba qui proviamo a fare tipo una cut crease. Ad essere sincera, sotto queste luci è molto molto difficile capire se è omogeneo o no. Mi sembra che non lo sia. E questo qui per farvi vedere che se volete potete essere anche molto precisi secondo me con questo prodotto. A me questo effetto in realtà non fa impazzire sulla mia forma d'occhio, quindi lo vado a sfumare. Boh, che faccio? Riprendo la parte matte, potrei fare una cappellata assurda. Un pennello molto preciso, scarico un pochino di prodotto sulla mano e vado proprio qui sull'estremità. Proviamo con questo, no?
attimo. Beh, poi che dite? Voglio vedere se riesco, aggiungendo prodotto, a scurire un po' quest'angolo esterno, se no sembra proprio vuoto e brutto. Mi piace quest'occhio demi matte. Forse, non lo so se mi piace, sapete, fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Vorrei scurirlo, però prendo il correttore, e voi sapete come applico i correttori. Fallout quasi nulla. Vedo un po' se questo correttore mi può aiutare sul mento, che ha un po' più di problemi. La cosa scomoda è il dispenser di questo coso. La chiusura non ti permette di tirare fuori tanto prodotto, quindi devi stare tutto il tempo a fare così. Però non è così importante per me. La coprenza è molto molto bassa, però come correttore solamente per la zona delle occhiaie non mi sembra male. Sul mio mento è atroce. È proprio una cosa che... no, ho perso un pochino del marrone qua sotto, quindi lo ripasso. Ma no, il pennello era sporco del rosso di qua. Siete sul mio canale, lo sapete come vanno le cose. Il problema di questo coso è che quando appena lo manipolate un pochino perde quest'intensità qui, come chiaramente si vede. Andiamo a provare la cipria, questa qui, che è la Loose Mineral Powder Buildable Matte Finish Oil Free. È una cipria oil free. È questa qui, c'erano un botto di colori, quindi questa è la cosa figa, e io l'ho presa nel colore Cool Sand, perché era l'unico che c'era, abbastanza chiaro per me, si sottintende. Ora, la cosa figa di questa cipria è che sembra che aggiunga coprenza al fondotinta e al correttore. La vorrei riprovare se trovassi quella col sottotono giusto. Questa qui ho paura che sia un po' grigia su di me, col fatto che io sono giallastra, neutra, olivastra, verde. Il fondotinta è ancora tacky, quindi lo vado a settare, così possiamo provarci sopra le polveri. E lo setto sempre con la cipria di Primark. Per una persona col sottotono rosa sicuramente questa cipria è fantastica. A me personalmente ha un po' ingrigito. Mi ha dato quest'alone mortifero che mi mancava. Cioè, ragazzi, sbaglio, non è male, è tutto questo. Questa è una di quelle cipre, proprio diventa un rapporto odio e amore. È come quando un uomo vi lascia il casino per casa, però poi lo amate lo stesso. Un po' così. Come bronzer abbiamo il Bronze Glow Matte Bronzing Powder. Devo dire che tutti questi prodotti non hanno un odore fantastico, ecco. Macchia! Però secondo me è perché non ci sono andata cattiva con la cipria sul fondotinta, non perché macchia questo prodotto. Un po' meglio, però macchia. Ci sono andata leggera, ma mi sembra che abbia fatto macchia anche da questa parte qua. Mi piace questo bronzer, perché in realtà non è un bronzer, è molto freddo come colore. Ora magari in telecamera sono gialla perché questa Canon ha problemi al fegato. È molto neutra come colorazione. Ok, gli ho passato un po' il pennello del bronzer sul naso e si è portato via tutto il fondotinta e il correttore, quindi adesso sembro la renna di Babbo Natale, però va bene così. È molto Instagram, credo, come effetto. Un pound, se avete un determinato budget, come ce l'avevo io, ce la fate. Questo, ragazzi, mi ha sconvolta. Prima cosa, ho visto una palette lì dentro che era molto simile a quella di Alessandro Orati, la Meditation. Vi metto la foto qui. Ho pensato, cioè, se Orati e James Charles avessero avuto un figlio, quella sarebbe stata la loro palette. È stato troppo strano vederla in negozio. Ma quello che è stato ancora più strano per me è vedere il Marble Highlighter con tanto di packaging marble illuminante cotto. Avevo paura che fosse troppo scuro per me, però l'ho swatchato sulla mano in negozio e non sembrava affatto troppo scuro. 3,50 pound. Ho sempre voluto quelli di Basic Gaia, erano sempre sold out. Ho visto questo e l'ho voluto provare perché amo gli illuminanti cotti. Mi piacciono questi qui perché hanno un effetto molto più soft. Li metto prima del blush apposta perché così, se mi viene troppo la striscia, li sfumo insieme al blush. Primark! Ne ho messo troppo, va bene, mi sono lasciata trasportare, però è bellissimo. Vediamo se lo vado a mettere nell'angolo interno dell'occhio. Come vedete è molto molto soft, non è proprio sbeom. Queste sopracciglia fanno pena, pietà e compassione. Questa faccia di Primark ci piace. Come blush, sempre per un pound, abbiamo il High Pigments Blush, sempre di questo brand Yes, che io fossi in voi gli darei una controllata. Il colore è questo qui e sembra che abbia delle micro perle dorate che probabilmente neanche riuscirete a vedere.
Mi piace questo blush, è molto travel friendly, minuscolo. La differenza tra questi e quelli di Essence è che questo, se me lo metto in borsa o in valigia, magari se spacca di meno. Un pound. Sono quasi commossa. Come mascara abbiamo questo qui, 3 pound, che sarebbe l'HD Fanatic. Sempre DPS, tutto DPS. Ok. A questo secondo me servono un bel po' di pasta. Mo' la chitarra pure! Sì, non guardate le mie sopracciglia. Chiaramente voi ricordatevi anche che tipo di ciglia ho, cioè nel senso non esistenti. Vedete la differenza? Ci sono altri mascara che preferisco sicuramente. Vediamo quante passate posso fare. Basta, passate, perché sennò mi si appiccicano. Il mascara non è un successo, ecco. Neanche questo mi dà il brivido che voglio. Scusate, io devo continuare il video e lui continuerà a suonare, sappiatelo. Come rossetto abbiamo sempre un rossetto DPS, il Luster. Sembra molto bello, è tipo shiny. Guarda come diventa il mio rossetto preferito, possibile? Non è matte, quindi non lo so. Probabilmente dura pochissimo, però... La pigmentazione non è del tutto power. Continuo a parlare Melissa Danese. Però il rossetto mi piace tantissimo. Cioè, secondo me, con una matita sotto è una bomba. Avevo le labbra secchissime oggi e non mi sta dando assolutamente problemi. Facciamo un sunto adesso. Per quanto riguarda il fondotinta, è anonimo, non è terribile. L'odore di alcol è potente, quindi non lo consiglierei. Il correttore per il contorno occhi è molto naturale, ha la stessa coprenza più o meno del Born to Glow di NYX che abbiamo visto qui sul canale. Non sento di consigliarvelo veramente, perché comunque sul mio mento era brutto brutto brutto. Non... No. La cipria non mi sento di dirvi di no. Cioè, se trovate una cipria che è vicina al vostro colore di pelle, che vi può aggiungere un pochino di coprenza senza appesantirvi troppo la base come questa qui, è fantastico. Continuerò ad usarla. Ma ci sta! Cioè, e poi è una quantità assurda. Sono 13 grammi per quanto? 2 pound, che saranno 3 euro? Se avete un Primark, se andate a Milano, questa. La matita per sopracciglia, onestamente... non è necessaria, manco in emergenza la comprerei questa. Per quanto riguarda questo qui, la parte metallica, come l'andate a smuovere un pochino, diventa molto molto semitrasparentina. Quindi anche questo vediamo quanto dura, speriamo che duri. Il bronzer secondo me è, sì, è un po' anonimo, mi è piaciuto il fatto che non fosse arancione. Il blush è carinissimo, me lo tengo, me lo porto a Roma adesso che torno, bene. La palette per me è un sì, non vi aspettate Anastasia Beverly Hills, però per me è un sì, mi sento confident abbastanza da metterla in valigia questa, è proprio piccolina piccolina. Il mascara per me è un no, le tinge e basta, non ha un effetto, nessun effetto, niente. Il rossetto mi è piaciuto un boato, questo sento che lo userò una cifra, il colore mi piace tantissimo, è bellissimo. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima live, non lo so.